Ben ritrovati amici di Gilda TV. Dall'assemblea sindacale provinciale della Gilda di Bologna trasmessa in videoconferenza vi presentiamo un breve tutorial a cura di Valentina Cervi, dove si parlerà di lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria, quarantena, isolamento e lavoro agile e modalità di lavoro e congedi per genitori di figli posti in quarantena. Perché ho preparato proprio 3 slide, non è vero, sono un po' di più, comunque ho preparato qualche slide da mostrare per precisare a quelli che riescono, insomma, che possono ascoltare in questo momento quali sono i 3 punti che toccherò molto velocemente. Quindi lavoratori fragili, sorveglianza sanitaria, le procedure, quarantena, isolamento e lavoro agile e le modalità di lavoro per i genitori di figli posti in quarantena, perché mi sembra che siano 3 lati dello stesso discorso da poter affrontare. Nelle slide trovate sempre dei riferimenti, di circolari, di decreti, di note a cui poter fare riferimento per eventuali approfondimenti, visto che il tempo è tiranno. Allora, concetto di fragilità, la situazione è cambiata nel tempo, comunque viene stabilito come condizione temporanea legata all'attuale situazione epidemiologica ed va considerato come una condizione dello stato di salute del lavoratore rispetto a sue patologie preesistenti. Quindi il lavoratore fragile è un docente che ha già delle patologie preesistenti che potrebbero determinare un esito infausto in caso di contagio da Covid. La procedura attualmente definita per la sorveglianza sanitaria, che è stata modificata nel tempo durante il periodo estivo, è la seguente. Il docente richiede al dirigente scolastico una visita e fornisce tutta la documentazione che si riferisce alla sua situazione, sulle patologie sue preesistenti. Il dirigente attiva la sorveglianza sanitaria avvalendosi della valutazione del medico competente o di altri enti, qualora il medico competente non possa prevedere la risposta, non esista per esempio. In seguito alla valutazione del medico competente ci possono essere 3 giudizi con 4 tipologie di comportamenti diversi. Le mostro, cioè le vedete qua sotto collocate, i giudizi potrebbero essere di idoneità. Per questo il docente viene reintegrato alle sue mansioni di competenza e quindi può continuare a comportarsi nel modo classico di comportamento. Un giudizio di idoneità con prescrizioni. Questo significa che il medico valuta che devono essere affidate, associate al docente in servizio misure ulteriori, che significa che il dirigente scolastico deve provvedere a queste misure ulteriori, che potrebbero essere il classico delle mascherine FFP2, oppure il non poter effettuare supplenze in altre classi, in altre sezioni affidate nello stesso istituto del docente, comunque altre misure che il dirigente scolastico deve mettere in campo per il docente ritenuto idoneo ma con prescrizioni. Quando invece viene espresso un giudizio di non idoneità temporanea, ecco che lì la situazione diventa più delicata e possono esserci 2 possibilità: che il giudizio di inidoneità temporanea sia riferito a qualsiasi attività e quindi il docente non possa espletare nessun compito, non solo quelli propri della nostra professione, ma anche altri compiti diversi. In questo caso si viene posti in malattia d'ufficio. Attenzione, perché malattia non è equiparata al ricovero, ma malattia vera e propria. Quando invece l'inidoneità temporanea è riferita al nostro profilo, al profilo docente esclusivamente, quindi posso effettuare una qualche prestazione lavorativa, ma non quella di docente, si aprono 2 possibilità diverse. Posso essere collocata in malattia su mia richiesta, quindi non faccio nessun'altra particolare domanda, ma posso essere messa in malattia, oppure posso fare io come docente inidoneo temporaneamente, posso fare una domanda di utilizzazione temporanea. Questa domanda fa riferimento al contratto integrativo del 2008 dei docenti inidonei. Quindi io posso produrre una domanda di utilizzo, il dirigente scolastico la deve riferire a sua volta all'ufficio scolastico regionale, viene presentato un progetto per cui io come docente inidoneo non lavoro più con le mie 18 ore di attività frontale più tutte le attività funzionali, ma devo 36 ore di servizio, e questa attività, questo progetto può essere svolto anche con il lavoro agile. Quindi queste sono le 2 possibilità dell'inidoneità temporanea a profilo docente, o la malattia o l'utilizzo.
La seconda, in particolare, non può essere rivolta ai docenti con contratto a tempo determinato, purtroppo, per i quali deve essere proprio prevista la malattia. Passo al secondo punto, isolamento, quarantena e prestazioni lavorative. Allora, isolamento, la definizione la vedete, separazione per documentata infezione, quindi io sono infetta e vengo separata dalla comunità. La quarantena è la restrizione dei movimenti per persone esposte a possibile contagio e le prestazioni lavorative sono quelle di cui ci occupiamo. Di nuovo qui ho riportato i riferimenti normativi e riporto e ecco, leggo brevemente che cosa prevede questo decreto del 19 ottobre, per il quale chi è posto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, se non si trova in una condizione di malattia certificata, ed è un breve riferimento che ha fatto prima Gigi, chi non è in malattia certificata svolge la propria attività in modalità agile. Quindi, se non abbiamo una certificazione di malattia, dobbiamo proprio svolgere il nostro lavoro in modalità agile, in smart working. Chi invece è risultato positivo, quindi viene collocato in malattia certificata dall'uso dal medico di base, allora questo docente è impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Diciamo che la certificazione della malattia, indipendentemente dal fatto di essere in isolamento preventivo o effettivo, in ogni caso è la certificazione della malattia che svolge il discriminante fra il dover svolgere l'attività lavorativa a distanza, agile oppure no. Terzo e ultimo punto, che riguarda tutti quelli che sono genitori di figli fino ai 14 e fino ai 16 anni, questa è la normativa che si è evoluta in questo periodo con il decreto convertito in legge, il decreto Ristori e la nota MIUR rivolta ai dirigenti e all'amministrazione proprio negli ultimissimi giorni. Gli articoli di riferimento sono il 21 bis e il 22 dei due decreti successivi, che dicono in particolare che nel caso di figlio fino ai 16 anni posto in quarantena per contatti avuti a scuola o anche nello svolgimento delle attività sportive, o sempre figlio fino a 16 anni che si trovi in una sospensione di attività didattiche in presenza, quindi in queste condizioni di partenza, i docenti possono scegliere una modalità di lavoro agile e quindi decidere di rimanere al proprio domicilio, per esempio, per assistere i figli fino ai 16 anni in queste condizioni. Se il lavoro agile non è possibile, viene stabilito il diritto al congedo e quindi fino ai 14 anni, fino al figlio che ha 14 anni, al docente è concesso un congedo con una retribuzione pari al 50%. Qualora il figlio abbia un'età compresa fra i 14 e i 16 anni, non c'è retribuzione e non c'è nemmeno la contribuzione figurativa. Quindi questi punti cardine a cui fa riferimento mi sembrano molto interessanti per tutti quelli che hanno figli che sono fino ai 14 o 16 anni.